Allora, il racconto di questa incredibile nottata vissuta da ben 193 passeggeri, in totale erano 202 persone a bordo di quel volo, lo avete sentito, una storia che sembra quasi da film. Per fortuna tutto è andato bene, saluto e do il benvenuto ad Alessandro Bordonali. Buonasera. Di Opera. Opera, sì, Milano. Pensionato, che su quell'aereo c'era. C'ero, giusto. C'ero. Adesso a rivedere questo servizio, che le viene a mente? I momenti brutti brutti da ricordare, perché è stata veramente una cosa paurosa. Okay. Ho pensato solo di morire, perché quando ha fatto la seconda picchiata ho detto questo non si ferma più. Ho fatto sull'ultimo messaggino i miei e ho sperato. E lei ha il cellulare spento, ha acceso il cellulare? Ah, sì, e che cosa acceso, ha scritto? Ho sbagliato anche a scrivere il messaggio, vi voglio bene, ho detto ci voglio bene, no, e comunque okay. L'ho immagazzinato. Poi è arrivato la mattina alle 9, quando ormai sapeva già tutta la storia, però è stato solo l'ultimo pensiero, è stato per la famiglia, ho detto ormai io non vedo più niente, non vedrò più niente, vado giù, basta. Adesso ci racconterà momento per momento quello che è accaduto quella sera su quel volo. Ma Giangavino Sulas, sembra una storia quasi incredibile da film, era un bel po' che non si sentiva parlare di un dirottamento aereo. Certo. Poi stai a guardare il motivo per la richiesta di un asilo politico, cioè 193 vite a rischio che hanno attraversato tutto il Nord Africa, tutta l'Italia, fino ad arrivare in Svizzera. Per una richiesta d'asilo politico. Ma sarà stato anche molto disperato quest'uomo qui, però era anche fuori di senno, perché voglio dire, non aveva, facendo il pilota probabilmente girava il mondo, avrà avuto altre occasioni per chiedere asilo politico in qualunque altro paese che non fosse l'Etiopia, dalla quale evidentemente voleva scappare. Da anni, ero giovane probabilmente, si sentiva parlare dei dirottamenti aerei, cioè si sentiva parlare, assistevamo a dirottamenti aerei, fortunatamente per questo signore, purtroppo alcuni finiti anche anche tragicamente, insomma, vi ricorderete gli aerei dirottati dai palestinesi, c'è un film che è memorabile su Entebbe, il famoso film di Entebbe, quando gli israeliani, i corpi speciali israeliani liberarono tutti i loro connazionali dirottati in Uganda, eccetera. Ecco, sembrava una l'ultimo grande dirottamento aereo finito in tragedia, io ricordo l'11 settembre, non so se poi ce ne sono stati altri, quando è stato abbattuto quell'aereo dirottato. Sì, sono stati dirottamenti, ma voglio dire, non c'è stata mai trattativa. Di solito i dirottamenti che facevano i palestinesi, El Fatah in particolare, eccetera, erano dirottamenti con i quali chiedevano aprivano delle trattative per non so, chiedere la liberazione di prigionieri, il riconoscimento di alcune cose, eccetera. Quelli dell'11 settembre erano dirottamenti per immolarsi, buttare giù le torri gemelle e far vedere al mondo che l'America era colpibile, diciamo, sì. non era blindata. Ecco, è per quello che hanno fatto epoca, insomma. Un'altra cosa che mi ha fatto veramente specie in quest'ultimo dirottamento aereo, ed è veramente il segno dei tempi, i video girati all'interno durante il dirottamento. Cioè, una volta era impensabile vedere un fotogramma, non dico un certo. Video addirittura, no? Perché noi abbiamo visto bene o male, tra poco ve lo faremo vedere quello che è accaduto, quello che accadeva, quello che dentro. Accadeva in certo. Quei momenti. Avvocato Taormina. Io ricordo che mi aveva raccontato che anche lei una brutta esperienza l'aveva avuta, non certo un dirottamento, però un atterraggio di fortuna a causa fine del carburante. Com'è stata? Sì, vi eravate spaventati anche voi? A Shanghai è successo, sì. Vi eravate spaventati? Perché era una postazione militare e quindi non davano indicazione dell'atterraggio, e quindi improvvisamente durante la prima parte del volo vedemmo che si scendeva, poi c'erano tutti come si chiamano, le bocche d'aria che portavano l'ossigeno, come si chiama? L'ossigeno. Portavano, come si chiama, veniva fuori del fumo bianco, non ah, so sì, che cos'era, sì, capito, che diveniva dalla condensa, per cui tutti quanti preoccupati, eccetera. Poi dopo l'atterraggio ci hanno comunicato che era quello che era successo, ma insomma, ma niente da spartire con queste cose qui, insomma, per carità. Evidentemente si è trattato
di un momento di sconcerto di questo personaggio, un etiope che sicuramente in Etiopia sappiamo che succedono delle cose veramente molto brutte, per cui insomma certamente ha fatto una cosa che non doveva fare, ma insomma vediamo un po' che si... ringraziamo Dio intanto che poi tutto mi dice, andato bene. Avvocato, poi dopo mi dice quanto rischia questa persona, perché ho letto appunto per sequestro di persona. Sì, ma questi rischiano molto, ma poi insomma ecco, bisogna anche capire, perché c'è un movente politico per cui si può ragionare insomma. Me la spiega dopo. Colli, sì. Lei viaggia spesso in aereo? Sì, sempre con un filo di paura. Ah, sì? Dopo questi episodi qui per un po' faccio un blackout dell'aereo e vado soltanto in treno. Mi domando una cosa, questi piloti hanno ogni tanto un controllo psicologico? Perché voglio dire, adesso questo aveva un'idea ben precisa, voglio chiedere asilo politico, a parte il fatto che atterrando a Roma la poteva chiedere anche a Roma, Sì, ma l'Italia non gli piace evidentemente, non piace più a nessuno. Probabilmente abbiamo dei trattati con l'Etiopia, l'avremmo restituito subito, questo lo sape, penso, ma non restituiamo subito nessuno, neanche chi ci ammazza uno per la strada, quindi figurarsi se restituiamo uno che non ha ammazzato nessuno, non ci credo. Poi, senatrice, voleva dire, fossata su quel volo a Olia. Beh, adesso non sarei qua, ecco. Allora, Bordonali, allora, l'avvocato Tormina dice, noi abbiamo pensato, quando eravamo su quel volo nostro, al guasto, ma è vero che anche voi passeggeri avevate pensato a un guasto? Perché quando ci si è cominciati a preoccupare di quello che accadeva lì sopra? Il problema, pensavo, il primo impatto a un guasto grosso, perché dal volo circa un'ora ci stavano servendo il solito cenetta, diciamo, e tutto un tratto sono sganciate tutte le mascherine giù, però mascherine, ma non si sentiva aria, e siamo stati lì un minuto a guardare queste mascherine, ma non capivamo. Poi è venuto dalla cabina, diciamo, un gran frastuono, urlare, che si è sentito anche prima nel filmato, e lì ha fatto due picchiate grossissime giù, ma l'aeroplano sembrava che stava scoppiando, perché traballava tutto, e lì abbiamo pensato che c'era qualcosa, un'avaria grossa, però dopo un minuto o due si è stazionato e il volo proseguiva tranquillo, anche tanti ci siamo chiesti, se c'è problematiche, siamo ancora sul suolo africano, atterriamo in qualche posto qui. E passa un mezz'ora, passa 20 minuti, qualcuno ha chiesto alle hostess che erano scappate in fondo ai due lati, diciamo, e non si sono più viste, poverette, erano là che sembrava che piangessero. Non so. Lei era in mezzo, mi faccio capire, lei era in mezzo all'aereo? Quasi alla fine, alla 33esima fila. Ah, quindi verso il fondo? Verso il fondo. Quindi lei si girava indietro e vedeva le hostess sedute là che, non so, che pregavano? Penso, perché erano là così, dico. Si andava a chiedere qualcosa, non rispondevano niente, avevano l'ordine forse di star zitte e basta, subire e star zitte e basta, poverette. Ma quindi voi sul volo, tutto sto tempo, visto che è accaduto dopo un'ora e siete andati avanti altre ore, non sapevate niente proprio? Poi ci hanno detto, proseguiamo verso Roma, che io ho detto, se c'era questo problema grosso, andare fino a Roma è un po' rischioso. E invece si è andato a un certo orario, Roma, guardando gli orologi, passava. No, atterriamo a Milano perché a Roma c'è un problema tecnico. Ah, quindi vi hanno detto, invece che a Roma... Ma sotto parole che si sentiva dalle hostess, mai da una cosa ufficiale. Ah, ok. Quindi era il passaparola tra voi passeggeri che veniva dalle hostess. Da chiedere e cosa. Il problema è che dopo, quando siamo su Ginevra, saputo dopo che era Ginevra, siamo atterrati. E io ho detto, chiamo mio fratello, sono atterrato a Malpensa, vienimi a prendere. Ok, guardo il telefono, dico, no, qualcosa non quadra. Mi dice Svizzera, il display. Allora chiediamo, sì, chi era al finestrino? Ho detto, abbiamo visto attraversare le Alpi. Perciò se abbiamo attraversato le Alpi non siamo più in Italia. Allora chiamo mio fratello, dico, guarda, siamo a Ginevra, a quel punto qui. Quindi lei pensava di essere a Malpensa, invece era atterrato a Ginevra, perché qualcuno era riuscito a vedere le Alpi dall'alto. Chi era il finestrino poteva vedere, diciamo. Senta, poi dopo mi racconta bene quei momenti di paura sull'aereo, quando l'aereo perdeva quota e si sentivano le urla. Zamponi, che ne pensa lei di quello che è accaduto? Dicevo, su quel volo c'erano decine di lombardi, c'erano gli elettricisti di Costa Volpino, c'era il signore, c'erano altre persone. Insomma, tanti lombardi che hanno avuto paura, è stata una notte di apprensione. Beh, anche i lombardi hanno paura. Ma con tutto il rispetto per la paura,
vera, genuina, che hanno provato quelli che erano a bordo. Non c'è stata la percezione di un atto di terrorismo, perché lì il pilota, il secondo pilota, quello che si è barricato nella cabina di sicurezza, tra l'altro, se ci ragioniamo sopra, la chiusura blindata della cabina di pilotaggio è una misura di sicurezza che in questo caso si è ritorta contro. Se avessero potuto entrare il pilota che era andato in toilette, riprendeva i comandi e avrebbe comunque portato a terra l'aereo. Dipende, perché lui minacciava: se provi ad entrare io faccio cadere l'aereo. Sì, questo ma... è quello che il pilota raccontava. No, non è il terrorista kamikaze, non può entrare, non ma possono anche neanche i terroristi quelli armati, ma anche potendo entrare, se uno ti minaccia, se guarda che se provi ad entrare pur potendo entrare io faccio cadere l'aereo, non so io quanti avrebbero io credo fermi, che no? quattro viaggiatori decisi lo avrebbero immobilizzato senza problemi, anche perché non era un terrorista armato di kamikaze, cioè il dirottamento è totalmente diverso da quello che siamo abituati a pensare. Questo però era non lo uno... sai se è armato o non armato. E come no? Non lo sai. Come no? Lo sai perché... Come c'è un signore chiuso, vice pilota, il pilota è fuori e non apre bocca... Sì. E come fai a sapere che quello non sia pieno di bombe sino qua? Perché? Perché se fosse stato pieno di bombe avrebbe tenuto un atteggiamento diverso. Qui si è chiuso dentro approfittando di un attimo di distrazione del primo pilota, l'ha considerato una sorta di taxi per arrivare nel paese che oggi probabilmente, qui l'avvocato Taormina è sicuramente il più esperto, è quello più disponibile per un eventuale asilo politico. L'Italia, che pure almeno agli occhi dei leghisti e di qualche altro ha una fama di paese molto generoso, evidentemente questa fama non è arrivata fino in Etiopia, perché hanno preferito, piuttosto che atterrare a Roma col rischio concreto di essere rispedito sul primo aereo in Etiopia, hanno preferito la neutrale Svizzera. Ecco, allora, però, dopo la pubblicità, scusa, io volevo sapere se aveva visto gli aerei francesi e come mai erano aerei francesi. Allora ce lo spiega, ce lo dice dopo la pausa pubblicitaria, tra poco. Sono entrato in Prima Lombardia perché voglio essere io a decidere come e quando fare offerte speciali, promozioni e sconti. Ho provato con i coupon ed è stato un disastro. Adesso finalmente decido io. È il 4x4 dell'anno in Germania. Il nuovo Opel Mokka 2014, completo di tutto, a 16.900 euro. Oggi anche GPL Tech. Approfitta di questa imperdibile offerta presso i concessionari Opel che vedi in sovraimpressione. Tappeti che hanno un'anima e che danno emozioni li trovate da Art Orient, due piani di esposizione spettacolare di tappeti prestigiosi, prodotti ed importati direttamente dai paesi di origine. Concedetevi il piacere di una visita senza impegno nell'affascinante e suggestivo mondo orientale di Art Orient, seducente anche nel prezzo. A Milano, nel Palazzo Art Orient, in via Brunelleschi 8. Eccoci di nuovo insieme alla Mondoflex. Tempo di saldi, di tanti sconti. Se per tanti motivi avete rimandato l'acquisto di una rete o di un materasso, adesso è arrivato il momento giusto di acquistare, perché stiamo utilizzando lo stesso listino prezzi di 3 anni fa. Abbiamo reti e materassi di qualunque tipo scontati fino al 50%. Ma alla Mondoflex non trovate solo reti e materassi. Alla Mondoflex abbiamo anche poltrone basculanti prodotti in Italia, piumini d'oca garantiti 10 anni, biancheria dell'artigianato fiorentino e poi divani, letti delle migliori marche come Cosatto, Samoa, Twills e tante altre soluzioni. E poi venite a scoprire le nuove linee Componi il letto come vuoi e nuovo sistema letto Mondoflex. Qualità, prezzo, garanzia e assistenza sono i nostri punti di forza. Approfittate dei saldi, chi prima arriva meglio acquista. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Un grande abbraccio a tutti! Un'alimentazione adeguata può aiutare i pazienti ad affrontare i malesseri provocati dalla malattia, a fronteggiare gli effetti collaterali delle cure e anche a contrastare la crescita o la ricomparsa del tumore. Cancro Primo Aiuto Onlus mette a disposizione dei malati una dietista che risponde online a tutte le domande sull'alimentazione più corretta da adottare durante le terapie. Insieme il cammino verso la guarigione è meno duro e faticoso.
chiamate lo 035 34 11 61 e fissate la vostra visita qui a Colere. Guardate che cosa vi aspetta. Fissatela con i nostri responsabili vendite che vi aspettano 7 giorni su 7. Un investimento con un rapporto qualità-prezzo assolutamente imbattibile. Da oggi infatti, grazie al gruppo immobiliare Dalla Grassa, potete diventare proprietari di una splendida casa di vacanza direttamente sulle piste da sci con un piccolo acconto. Il resto del pagamento lo deciderete voi in totale libertà. Buongiorno a tutti, edizione straordinaria del nostro telegiornale. È arrivata la democrazia del sorriso. Per i dettagli subito la linea alla nostra inviata. Sì, mi trovo in compagnia del signor Biancodente. Allora, cosa da dirci? È stata un'esperienza fantastica. Ho visto una tecnologia all'avanguardia finalmente a disposizione di tutti e in un giorno solo ho ritrovato il sorriso. E gli alieni com'erano? Ma che alieni? Sono stato dal dottor Fabrizio Petit. Dottor Fabrizio Petit, Centri Odontoiatrici, presenta Same Day Dentistry, l'emozione di partecipare alla costruzione del proprio sorriso. Dottor Petit, mi fissi un appuntamento con... Beh, cosa aspetti? Diventa protagonista del tuo sorriso. Allora, con noi questa sera il signor Bordonali, che tira un sospiro, si è tranquillizzato? Sì, diciamo sì. Ma all'idea, le prenderebbe un volo? No, adesso come adesso assolutamente no. Guai a Dio, dice. No, insomma... Se io lunedì devo andare a Roma e non so se andare in treno o in aereo. Bordonai dice adesso per un po' l'aereo... Ci penserò molto. Ci penserò un attimo. Allora, vi faccio sentire le voci riprese, come diceva prima Giangavino Sulas, di dirottamenti in passato, forse di recente se ne sono sentiti pochi per fortuna, sì. Ma in passato qualcuno in più c'era, ma oggi si può vedere quello che è accaduto. Ma scusi, con che coraggio avete tirato fuori i cellulari? Chi riprendeva, chi mandava il messaggino? Cosa la disperazione? Ormai per noi ormai era finita, pensavamo che era finita. Ognuno ha fatto, chi ha fatto la foto, chi piangeva, chi urlava. C'era una ragazza vicino a me che aveva rotto la mascherina e la hostess l'ha messa lì vicino a me. Mi diceva non voglio morire, gioia, ho detto non voglio morire neanch'io, però qui se è così c'è niente da fare, stai tranquilla, mi ha guardato stralunata e poi si è calmata, dico stai calma, stai qui, bella tranquilla, gli ho preso la mano, è stata lì. Quando è finito tutto il grande, si è riportata al suo posto, tranquilla, però in quel momento lì c'è chi ha alzato, chi ha filmato, perché ossigeno non entravano, perciò dico se veramente sta andando giù qui è una questione di qualche minuto, è inutile chi ha tirato fuori le foto, chi ha fatto le foto. Quindi voi avete pensato più al guasto, all'avaria che al dirottamento. Sì, perché si è sentito un trambusto verso la cabina, allora a quel punto lì dopo si è sentito il pilota, il secondo pilota che urlava. È un frastuono e nel frattempo ha fatto le due picchiate. Ma il comandante dove stava? Fuori dalla porta della cabina. E che diceva? Non avvertiva di niente? Nessuno ha parlato, nelle hostess, nel pilota, niente, fino a Ginevra. Tant'è che non tutti i passeggeri, se non quelli della business class che stavano davanti, avevano capito che il pilota era fuori dalla cabina, ma il resto dell'aereo, voi compresi, non avevate percezione del fatto che il pilota non stava pilotando, ma stava fuori. Non sapevamo niente. Allora sentiamo le voci di quello che è accaduto su quell'aereo e proprio il messaggio poi dato dal comandante quando ha recuperato, diciamo così, la guida dell'aereo, perché incautamente il copilota che ha dirottato l'aereo ha cercato di fuggire da un finestrino con una corda una volta atterrato a Ginevra. Fortuna era un poveraccio questo qua, per fortuna un poveraccio, ma c'aveva nelle sue mani 193 persone. Sentiamo un po' quelle voci. 202 Do you know if we'll get the asylum in time? We need asylum or assurance that we will not be transferred to the Ethiopian government. Ha creato questa messa in scena per dirottare l'aereo. Adesso attualmente siamo a Ginevra. Nessuno sa il motivo. Non lo sappiamo, avrà parlato per radio con mezzo mondo. La polizia di Ginevra è informata. Stanno aspettando... diventa anche un problema, diciamo, politico, un aeroplano straniero che atterra in Svizzera, nessuno lo sa, per cui
primo tradimento i tempi non saranno così corti. Loro sono qui fuori, l'aeroplano non riparte più, è in sicurezza. Il pilota è ancora chiuso dentro, ma non è armato, per cui rischi non se ne corrono più. Ci vuole solo un po' di pazienza che i svizzeri si decidano ad avvicinarsi con le scale per farti scendere. Dopodiché, suppongo, ma la cosa sarà lunga perché qui noi non abbiamo assistenza, albergo e volo chi per Roma e chi per Milano. Questo per adesso è quello che vi posso dire. Io ho fatto tutto il volo veramente qui davanti perché non mi potevo muovere, altrimenti lui ha dichiarato che avrebbe fatto cadere l'aereo. Le motivazioni non le so, ma non, nemmeno mi interessano. Per adesso mi interessa solamente sapere che state tutti bene e che siamo a terra. Poi che siamo in Svizzera o da un'altra parte, è andata bene così. Solo un po' di pazienza che arriva la polizia che porta le scale e poi andiamo fuori da questa aereo. Grazie. La voce che avete sentito è del pilota ufficiale dell'aereo, Patrizio Barbieri, italiano, che è rimasto chiuso fuori dalla cabina di pilotaggio quando un'ora dopo il decollo, anche lui doveva andare in bagno e si era assentato e quell'altro si è chiuso dentro. Allora dicevamo, il volo è decollato intorno alle 22 da Addis Abeba in Etiopia. Caro 22 italiane, là 22 erano, italiane. Erano le 0:30 diciamo. Ecco, noi abbiamo fatto l'orario più italiano. Okay. Lei come mai si trovava lì? Per trovare degli amici di opera che abitano qui con me, che hanno una casa giù e una moglie etiope, e sono andato giù a trovarli. Quindi il signor Bordonali era in vacanza, diciamo. Vacanza. Il finale di vacanza è stato bello drammatico. Allora, mi dica se è andato così come abbiamo ricostruito noi. Allora, c'è stato il decollo intorno alle 22 30 italiane. Ora nostra. E tutto questo cancan con le urla e diciamo così le perdite di quota del volo si sono avute intorno a un'ora dopo, più o meno poco più di un'ora dopo il decollo. Da quello che abbiamo capito, l'aereo si trovava sopra i cieli del Sudan Egitto. Ok, sì. Il volo, come diceva il signor Bordonali prima, ha proseguito tranquillamente la sua corsa. Perché dice, ma se c'era un guasto avrebbe dovuto atterrare probabilmente in territorio nordafricano per cercare soccorso. Invece il volo, dopo questi momenti di concitazione, dopo queste due perdite di quota, è proseguito oltre. Tant'è che l'idea era quella di atterrare a Roma, quello che si diceva sul volo. Sì. In realtà poi, passata a Roma, perché avete visto gli orologi, avevate sostanzialmente l'idea dell'atterraggio intorno alle 3, giusto? Le 4 dovrebbe essere grosso modo. Ok, le 3 e le 4 a Roma. Il volo ha proseguito, ha tirato dritto. Qualcuno addirittura ha visto le Alpi dal finestrino. Lei non l'ha visto, no, non riesce a vederle le Alpi. Infatti pensava di essere atterrato a Malpensa, finché intorno alle 5:30 c'è stato questo atterraggio all'aeroporto di Ginevra. Un'ora dopo sono scesi i passeggeri, ma il diciamo così, il volo dell'Ethiopian Airlines è stato affiancato, già una volta sorvolato lo spazio aereo italiano, da due Eurofighter del 36esimo stormo di gioia del Colle. Chiedeva Zamponi, li avete mai visti voi? Io no, perché anche chi era sulla coda, che hanno detto che per loro hanno visto niente, diciamo, però penso che volano a una certa distanza, a una certa copertura, che non le vedremo mai noi, se non vogliono farsi vedere. E tieni presente che era notte, che era buio, certo. Quindi sono sì, ma si sono alzati per far qualcosa, perché se si alzano in volo semplicemente per scortare l'aereo, per costringerlo ad atterrare, e lui ha detto di no. Di solito manovre di questo genere si fanno anche a distanza ravvicinata, cioè sì, e però due era, caccia però che era intercettano. Notte, Zamboni, era buio, non è che tu vedi bene anche fuori dal finestrino. Però avevano le luci accese sicuramente. Sì, cioè, quello che hanno detto, diciamo così, dei caccia che sono stati a debita distanza per non spaventare i passeggeri, in quanto il copilota di dirottatore era collaborativo, sì, diciamo così, nelle comunicazioni, e aveva detto. Poi l'aereo è stato preso in consegna, tu volevi sapere questo, dai caccia francesi a un certo punto. Sì. Esatto, sì. Ma come mai francese? Perché è passato sullo svincolo sul territorio francese, non poteva più l'Italia entrarci.
Ma quelli svizzeri poi pareva di capire che avevano degli orari ben precisi, causa spending review, per entrare in servizio. Erano in servizio i caccia svizzeri solo dalle 8:30 del mattino in avanti. Boni, domanda. Cioè, no, scusa, se uno vuole andare a fare un dirottamento aereo alle 7 di mattina in Svizzera, può farlo perché la Svizzera comincia alle 8:30. Comincia alle 8:30 il turno. Ma sei sicuro di questo? Perché poi l'ho letto sui giornali. Perché gli svizzeri che mettono in funzione la difesa aerea alle 8:30 e smontano alla 1, mi sembra una cosa un po' ridicola. Io l'ho letto sui giornali. Poi, siamo sicuri? Quello che ho letto è certo. Sì. Quello che hai letto è certo, che sia corrispondente al vero, sinceramente non ho fatto una chiamata di conferma. Che dici, avvocato? No, questa è un'altra cosa, però ho letto anch'io la notizia, insomma, una notizia simpatica. Sono rimasto perplesso anch'io. Ecco, non siamo soltanto noi nella miseria più nera. Infatti pensavo, chissà se succedeva a noi, quante ce ne dicevano, no? Boni, chiedevo, ma si può per chiedere asilo politico arrivare a dirottare un aereo? Allora qui evidentemente, come diceva qualcuno, l'Italia ha un trattato con l'Etiopia, non dimentichiamo che l'Etiopia per qualche anno, cioè c'è un rapporto di grande, noi lì eravamo colonizzatori un tempo, ma questo dipende, cioè c'è un legame particolare. C'è un legame particolare con l'Etiopia e parte della Somalia. E la Somalia. Sì, la Somalia. Allora, credo che adesso io non lo so, questo qui io non l'ho visto, io penso che se lui sbarcava a Malpensa e poi saltava su una macchina, attraversava il confine svizzero con un taxi, molto probabilmente avrebbe ottenuto la stessa identica cosa. Io credo questo. Cosa cambiava? Ma non lo so, ma dal suo punto di vista passato. Alla frontiera non sarebbe passato. Alla frontiera svizzera non sarebbe passato. No, senza fare il dirottamento. Senza dirottamento. Come un turista. Doveva il permesso. Ci voleva il permesso. Non lo so. Visto turistico. Extracomunitario. Forse questa è la. Guardate che a una Lega europarlamentare non l'hanno fatto entrare, aveva dimenticato a casa. Sì. No, forse questa ha ragione sia la Colli che Taormina. Cioè lui veniva in macchina e quando è arrivato in Svizzera, nei documenti eccetera, non li aveva dimenticati a casa. Non l'hanno fatto entrare. Sì, però voglio dire, è anche un personaggio noto perché proviene dal mondo dello sport. Dici, chiamiamo Bruxelles e così ti dicono che sono. Forse avete ragione voi, il fatto di essere un extracomunitario. C'era un filtro là che non gli faceva passare la cosa. Però sta di fatto che se uno per chiedere asilo politico prende un Boeing 702 e atterra dall'altra parte. È un po' dispendioso. Però volevo dire una cosa: credo che il fatto di antiterrorismo sia proprio una procedura, il fatto che le hostess non parlino, che non dicano certe cose e lasciano chi è in volo nella questione, nell'idea che sia un guasto. Perché siccome noi vediamo tanti film, dopo magari uno pensa che si organizzino i passeggeri e vadano a buttare giù la palla. Perché c'è anche un'altra cosa, volevo dire a Zamponi, se un pilota è al comando ed è legato al comando, tu hai ben da andare là e cercare di prendere i comandi, perché lui basta che butta giù la cloche, l'aereo va giù. Ma c'è il doppio. Ma non è la questione, tu butti giù un aereo di quella portata lì, quando va in picchiata verticale non è come vedi nei film che c'è uno che la tira e l'aereo viene su, va giù e ciao, arrivederci, grazie. Per cui bene hanno fatto a fare questa cosa. E penso sullo stesso, scusa e chiudo, sulle regole d'ingaggio degli aerei militari, perché lì la questione non era tanto guidarlo e portarlo a qualche parte. La regola che è successa dopo l'11 settembre è che se si butta su situazioni tra virgolette pericolose abbattono l'aereo, è meglio, lo dico una bruttura, siamo qua e siamo tutti contenti, abbattono un aereo, perdono 220 persone, ma un aereo di quella portata, tu pensa se cade su un quartiere o di Roma, di Milano, che cosa può succedere? Ecco, con questa consapevolezza mi dice che cosa pensa dopo la pubblicità, e avvocato Taormina, lei mi deve dire quanti anni rischia, tra poco.
Passa al preventivo e acquista! Na, 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 na. Che gol! Con Direct Line risparmio 250 euro sulla polizza auto. Quest'anno hai fatto una grande campagna acquisti. Semplice, se acquisti Direct Line, la migliore RC auto per la soddisfazione cliente. Mai visto che polizza? Diciamolo anche a quelli a casa. Se ora fate un preventivo su directline.it/QSUS, scrivete il nome della vostra squadra, potete vincere per esempio una maglietta della Juventus oppure una di queste due squadre qui. Oh, guarda quello che è andato in bici. Sei tu, eh? Con Direct Line sono assicurato anche contro il vostro pessimo umorismo. Ma voi a casa avete capito bene? Se fate ora un preventivo su directline.it/QSUS, vi portate a casa una maglia originale! E non dimentichi niente? Cioè, il premio finale a estrazione tra tutti coloro che invece acquisteranno una polizza in palio, una giornata da cronista, qui in trasmissione, insieme a noi. Ma prima... Fate un preventivo con Direct Line, l'assicurazione è sempre in rete! Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Con Caffè Borghetti la vita prende gusto. Caffè Borghetti, il liquore di vero caffè espresso. Guarda, c'è Barbara D'Urso. Anche lei prima passa da Orocash. Orocash non solo acquista oro, è anche outlet grandi firme. Ma dai, trovi tutti i gioielli che vuoi, rigenerati, di qualità e firmati a metà prezzo. Orocash, tanto per non sbagliare. Fegato e reni sono un rebus? Puoi provare Soluzione Shum a base di erbe medicinali. Aiuta fegato e reni negli stati spastici e dolorosi. Campari Soda, piacere di conoscersi. Migliaia di aziende stanno usando i sistemi di analisi avanzata IBM per gestire ogni giorno miliardi di possibili minacce alla sicurezza in rete. Una rete aziendale assiste a 23.000 eventi al secondo e ora sa su quale bisogna indagare. Un italiano su quattro ha iniziato una relazione su un sito di incontri. Adoro le cene tra amici, però mi piacerebbe incontrare anche qualcuno di speciale. Uso Meetic per fare nuove conoscenze. Meetic, il sito di incontri più consigliato in Italia. Iscriviti gratis adesso. Cerco un colore che non passi mai di moda, come il mio nuovo Bel Color Castano Chiaro Dorato. Un castano luminoso, vivo, mai banale, così naturale, che sembra il mio. Nuovo Bel Color, il solo con agenti riflessanti, arricchito con olio di argan che rivela tutti i riflessi del tuo colore esaltandone le sfumature. E copre tutti i capelli bianchi. Un colore così naturale che sembra il tuo, così naturale che è impossibile sbagliare. Nuovo Bel Color, creato da Garnier. Allora, avvocato Tormina, questo copilota, che poi uno non si aspetta una cosa del genere da un copilota, si aspetta un dirottamento da parte, diciamo così, magari di terroristi che salgono su un volo, ma un copilota che perde il senno, diciamo. Oddio, non è che ce lo vogliono far passare per pazzo, adesso gli fanno una perizia psichiatrica. E no, adesso, non voglio fare la battuta, però adesso mi viene da pensare anche questo, perché pensare di dirottare un aereo per chiedere asilo politico mi sembra da pazzi, però... Se veniva in Italia sicuramente gli avrebbero fatto una bella perizia psichiatrica. Ah, ecco. E l'avrebbero salvato. Però no, ma io gli svizzeri sono molto rigorosi per questo tipo di turbamenti dell'ordine pubblico, per così dire. Però certamente è un caso particolare, perché appunto, come lei diceva prima, si tratta di un copilota, quindi una persona conosciuta, nota, identificata, quindi con una carriera alle spalle, eccetera. Quindi insomma, effettivamente si è trattato di qualcosa nella quale il movente politico, che vale per tutti i reati, ma soprattutto in questi casi dove è dichiarato, perché lui ha detto che andava cercando asilo politico, e dall'Etiopia c'è ben motivo di avere problemi di carattere politico per i rapporti e le condizioni di conflittualità con gli stati confinanti, eccetera. Beh, il ministro dell'informazione etiope ha detto non c'è nessun motivo di tipo, l'ha detto lui, nessuna condizione disperata dal punto di vista politico, socio-economico da... Vabbè, chiedi all'oste se il vino certo è buono, dai. Beh, ho capito, io riferisco le parole del ministro, poi ognuno si faccia la sua idea. No. Avvocato, vabbè, oggi... Insomma, allora veramente sarebbe un pazzo, scusate, se avesse addotto il motivo, il movente politico di una condotta di questo genere, fatta soprattutto, cominciamo col dire,
nei confronti del collega comandante. Insomma, è una cosa che deve avere una radice, quindi, ma l'ha la radice, perché gli etiopi sono in conflitto con i paesi confinanti. Mi dice, avvocato, quanto rischia, più o meno? Ma guardi, da noi le pene sono altissime, non so se la Svizzera abbia aderito ai trattati internazionali sull'antiterrorismo, però insomma viaggiamo intorno ai 15-20 anni. 20 anni per sequestro di persona, per esempio. Però c'è il sequestro di persona, c'è tutto. Ma è ricompreso nell'operazione di dirottamento. Giangavino, quello specifico che ci diceva prima l'avvocato Zamponi, e che, insomma, signor Bordonali, dopo mi dice, insomma, a questa notizia, se ha detto un'Ave Maria in più, diciamo. Quando l'aereo è stato affiancato dai caccia, prima italiani e poi francesi, c'era veramente il rischio che, per evitare una strage in caso di un folle gesto di questo pilota, l'aereo venisse addirittura abbattuto? Sono le regole che sono entrate in vigore dopo l'11 settembre, cominciando dall'America, naturalmente. Prima che un aereo punti dritto sulla Casa Bianca anziché sulle Torri Gemelle, evidentemente sulla Casa Bianca o comunque sul cielo. Pensate ad un aereo che precipita su Manhattan, un aereo che precipita a Milano, come diceva lui, su un quartiere popolato. Vi ricordate subito dopo l'11 settembre quell'aeroplanino di quello svizzero che andò contro il grattacielo Pirelli, era a Milano, mi pare. Voglio dire, ma un aereo così butta giù altro che grattacielo, fa uno, quindi vabbè, insomma. Quindi era un rischio reale che questo aereo venisse abbattuto. I piloti della nostra aviazione militare. Taormina, non è possibile nel diritto italiano abbattere un aereo per evitare che vada a colpire un obiettivo civile. Io ho parlato civile dell'America, infatti. No, le norme antiterrorismo, quelle internazionali, cioè intercorrenti tra anche il nostro paese e gli Stati Uniti, ad esempio, lo prevedono. Però i caccia, quando fanno queste operazioni, mirano a, come dire, a fare in modo che il pilota vada verso determinate direzioni, modificando quelle che sono in corso. Quindi soltanto l'operazione dell'abbattimento. La mia obiezione è: nel diritto penale italiano è consentito abbattere un aereo civile con a bordo 201 innocenti, perché il 202 era secondo te, i due caccia abbattuto perché stava puntando su Monte Citorio, vabbè, Grillo gli avrebbe dato una medaglia d'oro, ma alla memoria, ma può, è una decisione politica, ma può un militare sparare può a 201 innocenti per salvare Giangavino, ci sta dicendo una cosa politica importante. No, attenzione. Solo il Presidente della Repubblica può prendere questa decisione come capo delle forze per la sicurezza nazionale. Non sta né in cielo né in terra, perché il Presidente della Repubblica non può autorizzare un omicidio di 201 innocenti. È un atto di guerra. Neanche per salvarne 400. È un atto di guerra. Allora, appunto, questo è il punto. Se è un atto terroristico è equiparato agli atti di guerra, e quindi si applica l'uso, come diremmo noi nel codice penale vigente, l'uso legittimo delle armi. Qui ci sarebbe laddove ci sarebbe un'ipotesi di stato di necessità, laddove si fossero verificate delle situazioni di pericolo concreto per la cittadinanza. Infatti per esempio, ho sentito parlare uno di questi esperti che dirigeva le operazioni di questi caccia dire: c'è una piramide gerarchica che porta ai vertici della politica. E il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate. Probabilmente ha ragione. A voi hanno detto una cosa del genere quando siete atterrati, Bordonali? Hanno detto che aspetti, che lui si è spaventato però. Cos'è che mi diceva quando prima? Loro ci hanno detto che eravamo scortati dai caccia, che io ho pensato, ma il caccia, se questo va su Roma, cosa fa? La mia domanda. Certo. Questo è il problema. Io pensavo che ci abbattono, per forza.
Questo è il problema. Il problema, sì. La paura dopo quando si è esito, l'ho schivata da una parte e potevo morire dall'altra parte con gli italiani. È questa che mi è brutta. E poi avrebbero detto però, vista adesso, diciamo, a cosa fatta, e poi era sostanzialmente una cosa molto molto poco seria, insomma, ecco. Però seria, se era su lei forse avvocato. No, nel senso che l'atto di per sé è stato poco serio. Voglio dire, ci sono atti nei quali l'operazione terroristica è evidente. Qui non si è trattato sicuramente col senno di poi di un'operazione terroristica, sicuramente. Senta, no. Bordonari, come ricorda quei momenti di urla e di concitazione quando l'aereo stava andando giù? Beh, ricordo un grande caos, un grande. C'era di tutto, chi piangeva, chi urlava, chi si muoveva, chi scattava anche delle foto quell'attimo. Ognuno ha reagito in un modo a sé, diciamo. Vi hanno fatto mettere le mani sopra la testa. Ecco, lì è stato due ore e mezza. Giù, quando siete atterrati. Quando siamo atterrati, che ci hanno detto che salivano gli svizzeri per controllarci, allora la prima cosa ha detto mani in testa e siamo dovuti stare là due ore. Ci scendeva una persona per volta, veniva perquisita in quattro in fila, altri sei di dietro accompagnavano fuori quello, poi prendevano un altro, poi un altro. Perché magari pensavano a qualche complice, qualcuno di dietro. Certo. Il problema è quando, certo, al complice. Dicevo prima, quando sono arrivati a una fila prima della mia, 10 file c'erano ancora. Io ero la seconda e andando indietro, si sono fermati 3 minuti o 4, fermi in 4 con le mitragliatrici così, pistolottini belli, fermi, parlavano tra loro e noi là fermi, e lì veramente non sai cosa hai in tasca, perché se uno di dietro si muove, questi andiamo tutto. Quando mi ha detto, facevo solo questo gesto, mi sono alzato, sono sceso. Ha tirato un sospiro di sollievo. Comunque Bordonari mi diceva adesso, prima di prendere un aereo, poi pensando anche al secondo caso, non lo prenderò più. Ah, come? Addirittura. Cioè no, quello di caccia, quello di caccia. Ma no. Non lo prenderò più. Se vabbè, capita io domattina vengo a Milano. Vieni a Milano domani mattina, avvocato, e poteva venirmi a trovare Buongiorno certo. Lombardia, me lo doveva dire, gliel'avevo detto. Vabbè, ma lei alle 7 sta lì. Noi ci alziamo presto, lo so che anche lei si alza presto, ma vabbè, la prossima volta, grazie al signor. Posso dire una cosa che fa piacere a Zamboni? Veramente l'Etiopia non è più il paese di faccetta nera e bella piscina, vedi? Queste cose una volta non succedevano, Marco. È anche una terra di turismo, perché diceva appunto che lui è andato là in vacanza a trovare degli amici che lì si sono trasferiti. Allora, grazie al signor Bordonari, siamo contenti di averlo avuto con noi questa sera, come tutti quanti le altre persone che l'hanno scampata questa incredibile esperienza, dicevo, raccontiamola perché non si sente più così spesso, per fortuna, parlare di dirottamenti. Poi in questo caso sopra i nostri cieli. Dopo la pubblicità, un altro che voleva l'asilo politico, questo era il pilota, era Madaka Bobo, ricordate quello che ha combinato a Milano? Ci ha provato in Italia a chiedere l'asilo politico, ma ci aveva provato anche in Svizzera, pure lui. Dopo la pubblicità.